configurazione per PC dal valore di 600 euro. Oggi andiamo a vedere l'elenco di una componentistica che andrà a formare un PC da studio, da lavoro, da media center, ma che non andrà a escludere comunque il gaming in Full HD. Io sono Elytra e questo è Elytra Technology, un canale che vi aiuta nella scelta della componentistica per PC e vi guida sull'assemblaggio, sull'assemblare passo passo un PC da zero, anche se non l'avete mai fatto. Oggi andiamo a vedere proprio una configurazione per PC. Vi vado a consigliare l'elenco di una componentistica che servirà proprio per andare a creare un PC, un desktop, quindi senza monitor, periferiche, mouse e cuffie, che vi servirà proprio per il vostro ufficio, per studio, per editing, per gaming leggero, editing leggero, ma che comunque potremmo giocare, come vedremo anche dai benchmark alla fine del video, potremmo giocare in Full HD a 60 fps a tanti giochi, logicamente tutto al minimo, ma in molti giochi leggeri anche oltre 100 fps. Ma non perdiamoci in chiacchiere, ragazzi, andiamo subito a vedere l'elenco della componentistica e mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mi piace e campanellina. Prima di continuare però apriamo una piccola parentesi. Una volta assemblato tutta la nostra componentistica dovremo andare a installare Windows 10. Proprio per questo vi lascio all'interno delle schede una procedura su come installare Windows 10 passo passo, ma soprattutto vi servirà anche una chiave ufficiale di Windows. E proprio per questo vi consiglio CDK Deals, che è una piattaforma che vende chiavi ufficiali di Windows, di Office e anche di tanti altri giochi. Con un coupon ET25 avremo uno sconto del 30%. Possiamo andare a scegliere come pagamento il metodo di pagamento PayPal e poi direttamente la piattaforma ci invierà la chiave di attivazione. Ci basterà andare a selezionare la chiave di attivazione, entrare in questo PC, tasto destro, proprietà, inseriamo il codice e Windows risulterà attivo. Io mi sposto un po' più qui a destra così voi potete vedere l'elenco della componentistica qua al lato. Partiamo dal case. Ho scelto un Metallic Gear perché lo conosco, l'ho recensito su questo canale, quindi vi lascio all'interno delle schede il link al video dove ho recensito questo case ed è davvero molto molto buono per il prezzo di 69 euro. Abbiamo già in dotazione delle ventole, costruito benissimo in metallo e potremo fare upgrade in futuri senza il minimo problema. Frontale meshato, già due ventole da 120 nella parte frontale, quindi veramente tanta roba per 69 euro. Ci sono anche tanti altri case, il case diciamo che è una cosa molto soggettiva, quindi potreste andare a scegliere la componentistica che più vi piace, però diciamo che io vi consiglio questo perché a parità di prezzo è difficile trovare qualcos'altro con una qualità simile. Alimentatore Sharkoon VPM Gold Zero da 550 watt, esagerato 550 watt, avremmo potuto scegliere anche 400 watt. La scelta di un alimentatore è unica per tanto tempo, quindi difficilmente da qui a 5 o 10 anni andreste a cambiare un alimentatore. Sicuramente potreste cambiare il case, sicuramente potreste cambiare la scheda madre, RAM, processore, scheda video, ma difficilmente cambiereste un alimentatore, quindi scegliamolo bene la prima volta. 550 watt vi serviranno per il vostro processore con scheda video integrata, perché sarà una configurazione con scheda video integrata nel processore, ma sarà adatto anche per upgrade futuri, quindi per l'aggiunta di una GPU dedicata. Scheda madre avremmo potuto scegliere qualcosa anche di più economico, ma preferisco questa B550M della Mortar Wi-Fi. Perché Wi-Fi? Perché così possiamo mettere il PC proprio in soggiorno come media center, lì dove non arriviamo col cavo Ethernet, o magari in un ufficio dove non abbiamo ancora il collegamento Ethernet o dove non vogliamo far passare i cavi. Quindi in quel caso il Wi-Fi 6 di questa scheda madre è davvero niente male. Abbiamo delle uscite sia HDMI che DisplayPort proprio per legare qualsiasi tipologia di monitor noi abbiamo, proprio perché andremo a utilizzare una scheda video nel processore, quindi ci servirà l'uscita della video dalla nostra scheda madre. RAM doppio banco da 8 GB, 3600 MHz, 16 GB della Corsair Vengeance, niente male come RAM, diciamo 3600 MHz è minimo per poter sfruttare al massimo il nostro processore, la scheda video del nostro processore, quindi davvero niente male per 75 euro. Molto spesso si trova anche in offerta sotto i 70 euro sul canale Telegram, quindi vi invito ad entrare sul canale Telegram, trovate il link all'interno della descrizione. Memorizzazione, andiamo su un SSD
non NVMe, anche perché saliamo come budget e diciamo che la differenza in prestazioni non è tanto elevata per l'utilizzo di questa componentistica. Poi magari in futuro potreste anche andare a scegliere un NVMe dove mettere i vostri giochi o i vostri programmi per rendere il tutto più veloce, ma un SSD da 500 GB il minimo per questa fascia di prezzo da 57 euro della Crucial da 2,5, quindi diciamo che possiamo andare a inserire sia i nostri software per il nostro lavoro, per il nostro media center come utilizzo che ne faremo del nostro PC, ma anche per andare a installare diversi giochi. Bene, e siamo all'ultimo componente che è sceso veramente tanto e che abbiamo visto su Telegram tante fasce di prezzo. Eravamo partiti da 240, 230, 220, 200 euro e ora sta al di sotto dei 200 euro a 180 euro. Ryzen 5 5600G, davvero un eccellente processore con ottima scheda video integrata per poter, come dicevo, sfruttarlo per editing leggero, per studio, per lavoro, ma soprattutto per gaming full HD ad, logicamente tutto a minimo, anche ad FPS abbastanza elevati su tanti giochi. Vi lascio ora ai benchmark e poi alle conclusioni finali. Beh ragazzi, come avete potuto notare anche dai benchmark, è veramente una bomba di configurazione per il prezzo di 600 euro. L'abbiamo già vista una componentistica simile qualche video fa, ma i prezzi col tempo variano e quindi vedremo molto spesso delle configurazioni con prezzi simili, sempre di componentistiche differenti, per farvi capire che non esiste la componentistica per fare un PC, una componentistica per fare un PC, ma ce ne esistono infinite diverse. Quindi ognuno di voi può scegliere una componentistica diversa per realizzare una PC build, purché siano compatibili tra loro. Se avete bisogno di aiuto, maggiori informazioni, ci possiamo sentire qua sotto nei commenti oppure all'interno della descrizione trovate l'email dove potete scrivermi e chiedermi personalmente, in base a quella che è il vostro utilizzo e il vostro budget, una configurazione adatta proprio a voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, assemblaggio PC o configurazione. Alla prossima, ciao a tutti da Elytra Technology!